contro il blocco degli stipendi fino al 2016 inserito nel decreto Spending Review, contro la progressiva precarizzazione del lavoro e contro il nuovo concorso per le assunzioni in ruolo indetto dal ministro Francesco Profumo. Torna in piazza il mondo della scuola e lo fa con uno sciopero nazionale organizzato dalla CGIL per il 12 di ottobre. Presidi e cortei sono previsti in tutta Italia e la Toscana non fa eccezione. 10 pullman partiranno da tutte le province e scaricheranno docenti, personale amministrativo e dirigenti scolastici in centro a Firenze. Da qui partirà un corteo che, dopo aver raggiunto Piazza della Signoria, darà vita ad una catena umana fino alla sede della regione e alla prefettura. I dati raccontano una realtà drammatica. La legge, ad esempio, stabilisce che per ogni 2 alunni disabili ci debba essere un insegnante di sostegno. In Toscana, all'appello, mancano però 200 docenti. Quest'anno, inoltre, per garantire il diritto allo studio, sono stati concessi circa 5.000 incarichi annuali. Noi pensiamo che in Toscana 2.000-2.500 posti potevano essere tranquillamente stabilizzati con una programmazione seria da parte del governo, senza bisogno di lanciare questo slogan e questa propaganda sul concorso. Concorso che, secondo la CGIL, parte con pesanti dubbi di legittimità costituzionale, in quanto, oltre a non risolvere il problema del precariato storico, esclude dalla corsa alcune categorie, come gli insegnanti già di ruolo, ma desiderosi di fare un salto di carriera. Per esempio, dalla scuola primaria alla secondaria.